Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. In questo video reagiremo al secondo episodio delle pubblicità giapponesi di OJ. Sì ragazzi, siamo finalmente ritornati. E niente, godete però, buona visione. Aspettate, Aspettiamo. Non so se sono connesso a internet, però ecco, via. Amici miei, siamo ritornati su... Aspettate, perché qui... Amici miei, siamo ritornati su il mio cavallo di battaglia, il canale è fatto per questo. Il Giappone è la terra che io amo e questo lo sapete tutti. In Giappone ho avuto modo di conoscere un sacco di stranezze legate al mondo nipponico. Iscrivetevi perché parlo veramente bene. E quando voi guardate le pubblicità giapponesi, non trovate pubblicità come quelle italiane, le trovate molto più trash. E oggi andiamo a fare la reaction, let's go! Allora, c'è uno zio che sta mangiando. Stava mangiando dei noodles. Ottimo, io ho sosoku da che. Cosa? Fast food. Cosa sta succedendo? Succede il pandemonio a caso. Questa è la Succede il pandemonio a caso. Lol. Allora, io è raro che in un secondo di video trovo già la copertina, perché non ho parole. Meglio di me sì! Tutto questo per vendere... Ah, era una pubblicità di noodles al manzo. Hanno copiato la Sake Bones, stronzi. Dei noodle al manzo. Sì. Andiamo avanti. Questa è la pubblicità di Amazon. Che carino. Che è questo? Oh, ma dai, che carino! C'entra Amazon Prime, che ti compri cosa? Ma come? Lo sapevo che era Amazon Prime. Ma cosa ho visto? What? No. Oh, questa roba l'ho assaggiata una volta, fa vomitare. Però questa l'avevo assaggiata. È una bibita, tutto sto casino per una bibita. Boh. È solo una bibita. Ah! Super Mario! Ma perché c'è Super Mario che gioca a golf? Spiegami! Ah, è Super Mario ai giochi olimpici! Super Mario! Sparato! Mario sono che ha giocato alle piscine di Tokyo 2020! Giochi olimpici, lo so io! Cos'è che era? Ma non c'entra niente, non è un gioco, è una bibita! Ma cosa? No, dove la bevanda! Un LED! È uno sponsor per dei LED! Questa è una pubblicità di luci LED! Secondo me sì! Non lo so! Stanno sponsorizzando quei cosi che hanno in mano, te prego. È una bibita, per non sapere. Lumica! Guarda, lo sai. Erano veramente i neon, ma come? Guarda. Hai impaurito dei snuto. No, fermi! Perché trovo un personaggio di Death Note in una pubblicità giapponese? Perché mi consigliate sta merda, ragazzi? Perché? Ho visto la vita. Perché c'è Ryuk in una pubblicità giapponese? Ryuk, per chi non lo sapesse, è il ragazzone in Death Note che c'ho tatuato sul braccio. Questo chi dovrebbe essere L? Cassemi. Anche se non è vestito dovrebbe L. È uno Shinigami, dio della morte, fammi vedere per cosa l'ha messo. Per WhatsApp. Questo ha i controlli, c'ha qualche problema. Tanto sarà una bibita in tutto questo. Deve aprire la valigia e sta anche un po' sudando, quindi attenzione, ci avrà qualcosa di incredibile. La bambina perplessa. Sono già pronta al trash. Lo sapevo! Io lo sapevo! What? What? Bellissimo! Ma cosa c'entra? Ma perché? Ma come mi ti gioco? Per smartphone e ci sono i polli nella valigia. Bellissimo, ci hanno fatto un canale YouTube bello. Su sto pollo qua. Non so se lo sapevate, ma è geniale. Attenzione! Pokémon. Ci siamo! E ci siamo, è quello che aspettavo da una vita. Secondo me è un gioco di carte collezionabili. Un è una questione di personaggi. Soffici che corrono. Ah, sono i Pikachu soffici. Ah no, non si è capito cos'era, però va bene. Boh. Oddio! No! La vita! Questo ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Questa è la pubblicità.
pubblicità del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! Aspettate, devo raccogliere anche una di loro. Allora, cosa? Bene, riprendiamo. Per favore, bellissimo. Perché c'è la pubblicizzare Yu-Gi-Oh? Perché c'è una pubblicità del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh? Ho capito solo Yu-Gi-Oh! Ma no! Ma non era una pubblicità sul gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! Era Yu-Gi-Oh! Duel Links, quella che si doveva scaricare per cellulare! L'app del gioco di carte collezionabile, io che ne sapevo! Mamma mia! Tra l'altro! Oh mio Dio, l'uomo ramen! Attenzione! No, di nuovo ramen! È il Power Ranger dei ramen! Cos'è, Dio santo? Va bene! Ufo, vai! Lo sto vedendo! Va bene! Clash of Legends! Ma cosa ho visto? Attenzione, ragazzi! Okay. C'è la luna piena! Mio Dio, è un licantropo! È un licantropo! Come Michael Jackson nel thriller! È un licantropo! E quindi ramen! Ancora sto ramen! Basta! Ma cosa c'entra ramen? Ma perché c'è un licantropo? Che cosa ti sa? Cosa che gli ha detto? Beh, questa l'avevo vista! Questa l'avevo vista! Quando fa... Ragazzi, vi ricordate quando avevo fatto il secondo video sulle pubblicità giapponesi, però non quella del 2015? Questa pubblicità l'avevo vista. L'avevo vista questa pubblicità, l'avevo vista. Però non sono andato in Giappone per vederla. L'ho vista direttamente nel video. Ehi, consome panci. Ponci già dai, consome panci. Umasa ga kiteru, consome panci. Consome, consome, consome panci. La stessa cosa. Che razza è quel cane, per cortesia? Consome panci. Consome panci. Ma che cazzo. Bella canzone. Oh, la busta del bagno, vero? Cosa? Perché c'è un cane nello spazio? No. LOL. ということをお伝えしています。 dillo subito, no? No. Ma basta! C'ho due palle così, basta! Bruce Willis! Ma perché c'è Bruce Willis? Cos'è? Cosa sta facendo Bruce Willis? Ha sponsorizzato una macchina. Io non ne posso più! Fatemi finire questo video, vi prego! Basta, basta, basta! Cos'è? Un uomo banana. Vola con le banane. Dole. Spiegami come c'è finita in questa. Di nuovo! È la stessa pure in questa, l'avevo vista nella seconda parte del video. Posizione, com'è possibile? Come fate a finire i posti così? Va bene. Cioè, non è possibile. C'è anche il cane che guarda le pomite, occhio. Ma stanno nuotando? Ah, è una casa, è un escape room, tipo. Un escape room! Oh, l'ho capito! Quella pubblicità, pubblicità faceva parte di un escape room! E che ne sapevo io! Ma quella di Beppe, la polpetta! Basta! Ti prego, basta! Oh, è la suica questa! È la suica! Ragazzi, è la suica, lo so! Oh, la suica! La suica! Questo me la ricordo, è la suica! Una volta che c'è il zecchino, la suica! Sì, la suica! Grandi! Grandissimi! Praticamente, la suica, questa... Che non si vede perché c'è il green screen, attenzione!
Però qua è verde, fate finta che è verde qui, qua è verde. Praticamente è la tessera, ma che figata che non si vede attraverso, bellissimo. È la tessera della metro del Giappone. Cioè, vedete, tu quando vai in metro non metti i soldi, il biglietto, non ti serve una sega, fai questa, che tu appoggi sul coso e passi i tornelli. Infatti il Giappone su queste cose è avanti in una maniera incredibile. Qua dietro ci sono le istruzioni, potete leggerle se volete. La Madonna. Non so se vi interessa, però potete leggerlo. Super Mario, attenzione. Qualcosa sto vedendo. Oh! Ragazzi, come si prende sto power up in Super Mario? Non lo conoscevo. Oh, non ci credo, per sponsorizzare una macchina hanno fatto questa cosa. Super. Ma è una pubblicità! Ma non ci credo, una pubblicità della Mercedes-Benz GLA, mazzaghe. Mario, C'è però. tutto questo per una pubblicità? Date la Mercedes, ma dai! Camacchina. Dodge a lei! Bellissimo. È uscito Mario, eccolo. Che cazzuto questo Mario. Vai. Mercedes-Benz Master Nothing! Compro una Mercedes subito. Ragazzi, queste erano le best commercial. Guardate, ascoltate la pubblicità. Oh, che cazzuto questo Mario. Vai. Compro una Mercedes subito. Ragazzi, queste erano le best commercial di oggi. Niente, ragazzi, questa è stata la best giapponese commercial. E niente, mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Allora, prima di concludere voglio vedere che cosa cavolo ho appena visto. Comunque, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanina, questo video si conclude qua. E niente, al prossimo video, Gumball Fans. Oh mio Dio. Comunque, al prossimo video, Gumball Fans.